siamo arrivati alla nostra consueta rubrica del sabato Angoli di Trieste, una farmacia covo di carbonari. Accadeva nella Trieste dell'Ottocento e oggi Angoli di Trieste vi porta e vi racconta quella storia, protagonista anche un personaggio dalla vita incredibile. Sentiamo Umberto Bosazzi. In Piazza Unità sorge la farmacia I Due Mori. Fu eretta all'inizio dell'Ottocento da Antonio Zampieri, padre di quel Riccardo che sarebbe divenuto il battagliero direttore del quotidiano L'Indipendente. Antonio Zampieri era affilato alla Carboneria, la famosa società segreta che tanto filo da torcere dette a tutti gli stati e staterelli della penisola italica nell'Ottocento. Qui si riunivano i cospiratori della vendita triestina, più precisamente nel retrobottega. Tra alborelli, vasi officinali, mortai ed il profumo di mille essenze aromatiche, il gruppetto sparuto tramava contro le istituzioni della solida monarchia asburgica, ideando, senza portare a termine, piani eversivi su piani eversivi. Fu ospite di questa vendita anche un carbonaro famosissimo per quei tempi, Felice Argenti. Questo personaggio, degno di un romanzo di Salgari, ebbe una vita alquanto avventurosa. Cacciato da tutte le polizie del mondo, visitò le carceri toscane e pontificie, conobbe lo Spielberg, combatté in Spagna e in Messico. Tramò a Trieste, ma finì i suoi giorni combattendo i Pelle Rossa nel Far West.